Guarda qua alle 6 di mattina tra le vie della nostra casa, se si può chiamare così, sì, alla fine casa nostra, Riolta, pronti alla partenza, direzione Puglia, non mi ricordo il nome del paesino, Santa Maria di Leuca. Come state ragazzi, siete emozionati? Carichi! Carichi, quanti giorni di pedalata avete più o meno davanti? Un tot, come mi piacciono queste risposte. Si lascia il confine rivoltano con l'alba. Grazie Ci vediamo in saletto. per averci filmato la partenza. Grazie per averci Grande. fatto da ammiraglia. Dai, statemi bene ragazzi, buon viaggio, buon tutto. Perché quest'oggi, prima tappa, ne approfittiamo un po' della ida fino al lago di Garda. Ed eccoci che sempre percorrendo la Ida giungiamo alla prima città di questo viaggio verso il Salento, ovvero Brescia. Dove andiamo adesso? Quante belle ciclabiline oggi, eh? Vedere un attimo cosa c'è scritto. E complimenti, eh. Ali, i tuoi primi 100 km te li sei fatti col borsone. Grazie. Grandissima. E ce ne mancano ancora. Ma sta già riprendendo? Sì. Eccoci arrivati a Desenzano. Quindi stamattina siamo partiti da Desenzano, abbiamo raggiunto Peschiera con questa breve parentesi veneta per prendere questa meravigliosa ciclabile, la ciclabile del Mincio, che ci porterà a Mantova. Partiamo a percorrere la ciclabile. Si presenta un po' sterrata, ma probabilmente dopo si ridimensiona un po' sull'asfalto. Ed ecco subito il Mincio qua sulla sinistra. C'è un'altra ciclabile che da Verona porta a Mantova, la ciclabile Terre del Custoza. Fa parte degli itinerari veneti. Eccoci a Borghetto sul Mincio. Piccola deviazione per visitare Borghetto e adesso proseguiamo sul Mincio. Arrivati a Mantova. Com'è stata la seconda tappa? Della mattina, partiamo ora da Mantova per combattere il caldo con le prime ore della mattina. Oggi andiamo verso Ferrara, quindi ci avviciniamo sempre di più al mare Adriatico. Eccola qua, come si addentra nella foresta mantovana. Poco meno di 100 km da Ferrara, stiamo già trovando le indicazioni per la città, perché senza farlo apposta stiamo percorrendo la via Carolingia. I presupposti sono che oggi beccheremo poche macchine.
ciclovia del Po, ormai la stiamo percorrendo da 50-60 km. Oggi è spettacolare perché il cielo è nuvoloso, quindi ci sta andando bene anche con la temperatura. Una quarantina di chilometri e siamo a Ferrara. Ferrara è, come dice il cartello, la città delle biciclette. E anche Ferrara ci ha accolto. All'inizio fresco, piovoso addirittura. E poi gli ultimi 20 km di ciclabile. Gli ultimi chilometri di ciclabile sotto all'ombra, protetti dagli alberelli. E adesso eccoci qua, Ferrara! Stamattina abbiamo lasciato Ferrara per andare verso Ravenna, dove abbiamo già prenotato un campeggio. Però prima abbiamo deciso di allungare un po' la strada per raggiungere Comacchio. Oggi tra l'altro è il 14 di agosto, è bellissimo perché non c'è in giro nessuno, si vedono soltanto contadini lavorare i campi. Lasciamo Comacchio, la piccola Venezia, 40 km qualcosa in più per arrivare a Ravenna. E per un po' costeggiamo il lido di Comacchio. Un euro per uno? E dopo il traghetto, eccola, la provincia di Ravenna. Le temperature sono vicine ai 40 gradi. Meta di oggi raggiunta, Ravenna. Ecco qua, faccio una cosa che non si potrebbe. No, non può entrare così. No, ma faccio solo così. Una ripresa. Mi scusi? Scusi, non ha ripreso. Mi scusi, lei di Ravenna? Ecco arrivati al campeggio agriturismo. Ed eccoci qui finalmente sistemati per la prima notte in campeggio di questo viaggio. Insomma, oggi mi porti al mare. Oggi vediamo il mare. Eccoci a Cervia, in questa pineta che ci preannuncia che oggi incontreremo il mare e per un bel pezzo non ce lo lasceremo. Intanto questa tappa è dedicata alla Riviera Romagnola. E alla via di... E finalmente con Rimini ci avviciniamo anche al mare. I primi ombrelloni del viaggio. Anzi, in verità i primi ombrelloni li abbiamo visti sul Po. Gli ombrelloni dei pescatori.
Quindi mi hanno detto che questa tappa è dedicata alla Riviera Romagnola, giusto? E alla Pialina. E dopo aver passato questi paesi dei divertimenti sulla Riviera Romagnola, ci spostiamo leggermente nell'entroterra per visitare un paese ormai nelle Marche. Sarà leggermente in salita il borgo di Gradara. E per arrivare a Gradara addirittura facciamo una strada ferrata. Qua siamo nelle Marche, il territorio è cambiato lì completamente. Esatto, lì dritta. Beh, che dico, con la salitina. Non è che sei proprio leggera, eh. Sono in 2 chilometri, tutto un altro mondo. Ripeti che non ho sentito bene. Finalmente un po' di collina. Anche se muori, però almeno il panorama ripaga un pochettino. È stata più dura del previsto questa salita. Però ne è valsa la pena. Cosa ci dici? Ci piace. Sembra molto. Salutiamo anche Gradara, questo magnifico borghetto, per dirigerci in campeggio che si trova proprio in un parco naturale delle Marche, il parco del Monte San Bartolo. Intanto in campeggio ci è andato a buon ferragosto con una bella fetta di anguria. Adesso noi ci facciamo un giro al mare, ma prima vi faccio vedere un attimino in che bel posto ci siamo capitati. Oggi lasciamo il parco naturale Monte San Bartolo per raggiungere un altro parco nelle Marche, forse più famoso, il Conero. Arrivati a Pesaro. Siamo arrivati a Pesaro in discesa, bomba! Eccoci a Pesaro, dagli occhi si vede che siamo anche abbastanza stanchi, 6° giorno di viaggio. Eccoci sulla bicipolitana di Pesaro, linea 2, quella blu. Eccoci a Fano, bella ciclabile che costeggia tutta la spiaggia e anche la ferrovia per raggiungerla da Pesaro. Del Conero, tra l'altro. Eccoci arrivati anche ad Ancona. Ancona vuol dire gomito in greco. Ancon. E vogliamo arrivare a Porto Novo per alloggiare in un campeggio dove probabilmente ci fermeremo 2 giorni. Cominciamo ad aver bisogno di ricaricare le energie e di dormire un po', perché stai dormendo veramente poco in questi giorni. Poi pedalare tutto il giorno sotto il caldo con temperature vicine ai 40 gradi non è per niente semplice. Eccoci al Conero, ma lo spettacolo maggiore sarà proprio sul mare. Ancora 5 chilometri, ma questa volta è in discesa. Macello di gente, ma che spettacolo di stradina, eh? Siamo trovati l'ultimo posto in questo campeggio pieno di gente. I try my best to move.